ho deciso di scendere in campo perché io prima di essere un operatore politico e un professionista, un medico, un professionista della sanità, sono prima di tutto un cittadino che sta vivendo in maniera, diciamo, sofferta, il progressivo degrado in cui Favara versa un paese allo sbando, un paese senza servizi, senza controllo, senza una guida autoritaria, senza regole. Quindi, in passato diciamo, sono stato oggetto di diverse e continue sollecitazioni a scendere in campo. In questo momento c'è ancora più bisogno. Quindi metto in gioco la mia faccia, la mia credo sufficiente competenza, la mia più che sufficiente esperienza politica, ma soprattutto il mio spirito di sacrificio, di abnegazione. Io ho inteso il potere e il lavoro sempre come servizio alla collettività. Credo che questo sia il momento ancora più significativo per servire in maniera più efficace questo paese. Favara è una città che in questi ultimi anni non è stata amministrata bene, non voglio usare altri aggettivi perché ho profondo rispetto anche per le condizioni critiche in cui versano tutti gli enti locali, ma credo che si poteva fare di più. Abbiamo convenuto con altri colleghi e con partiti importanti come Fratelli d'Italia, l'UDC e Diventerà Bellissima, di individuare una persona che avesse nel contempo le caratteristiche del soggetto che è stato impegnato per tanti anni in politica, che avesse quindi esperienza, ma che nel frattempo fosse accolto di buon grado dalla società civile. Mettere assieme esperienza politica e società civile credo che siano le migliori credenziali. A sostegno di questa candidatura ci saranno diverse liste, ripeto, oltre a quelle dei partiti ci saranno altre liste civiche, proprio a testimonianza che questa candidatura è una candidatura che oltre ad avere l'appoggio del governo Musumeci, avrà anche l'appoggio di importanti pezzi della società di Favara. La nostra idea è quella di rilanciare questo paese con una serie di iniziative che riguardano le infrastrutture alla luce anche delle notevoli risorse che ci sono sia sul piano nazionale che sul piano regionale. Il PNR non deve essere un sogno per Favara, ma deve essere la logica attività a quale deve tendere l'amministrazione comunale di Favara, avvalendosi di professionisti esperti e in grado di dare una rivisitazione di quello che è questo territorio di Favara, soprattutto la garanzia nel centro storico sulla stabilità, la possibilità di recuperare diversi ambienti, o meglio ancora diverse zone che sono a rischio. Vogliamo insomma rilanciare questa città e mi permettete di dire anche, continuando un percorso che è stato iniziato con grande successo da Farm Cultural, perché questa città possa essere anche sul piano, mi permetto di dire, culturale, una città che esprima qualcosa di diverso rispetto al passato. Noi siamo convinti che la persona, il dottore Montaperto, sia la persona adeguata e il sostegno che ha in questo senso potrà portarlo a raggiungere questi obiettivi. L'UDC oggi si colloca in un progetto politico che è l'espressione in gran parte di quello regionale, dove vediamo diversi partiti che compongono il governo regionale, attorno alla figura di Totò Montaperto, che è una persona che rappresenta quei valori, quei progetti, quelle idee che vogliamo portare avanti noi dell'UDC, che sono progetti dove le città diventano più vivibili, che lottano quel falso cambiamento che hanno proposto i populisti, che non è stato un cambiamento ma è stata una distruzione. Basti pensare, come è ridotta questa città, le difficoltà che sta vivendo, la disgregazione sociale. Quindi noi oggi ci proponiamo per costruire un progetto nuovo per la città, che
per creare una Favara più vivibile, per creare un progetto nuovo per i cittadini, per i giovani, per gli anziani, per tutte quelle persone che non possono dire ci sono pure io. Quindi mi rivolgo alle classi e alle fasce più deboli. Dico, Totò può rappresentare realmente questo progetto per il carattere che ha, per l'equilibrio che ha, e quindi sarà la sintesi di un progetto politico portato avanti di questo quadro politico e di alcune liste civiche che lo stanno sostenendo. Noi siamo convinti che vinceremo questa battaglia, ma non è la vittoria dei partiti che compongono il gruppo di Totò Montaperto, ma sarà la vittoria dei favaresi.